Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Come avete visto nell'anteprima non sarà un tutorial ma una recensione. Iniziamo da questi gomitoloni, dal nome Bravissimo che sicuramente conoscerete. Ogni gomitolo pesa 500 grammi ed è lungo 1500 metri. Ha una composizione del 100% acrilico e nonostante ciò il filato è morbidissimo, adattissimo per lavorare copertine, vestiti, cappotti e così via. Forse realizzerò un cappotto, una giacca 3/4 unendo questi due colori, ancora devo decidere. Di questo filato ho acquistato il color bluette, il nero e il color beige. Allora passiamo a un nuovo filato che si chiama Armstrong. L'ho acquistato nel color turchese e color grigio. Ovviamente nel portale della Tessiland troverete altri colori. Ha una composizione dal 72% baby alpaca, 8% lana vergine, 20% poliamide. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 120 metri. I ferri consigliati sono dal numero 7 al 9, e l'uncinetto dal numero 6 all'8, credo anche il 10. È un bel filato e ha una bella resa. Pensate che questo è un gomitolo di 50 grammi, sembrerebbe di 100 grammi ma è 50 grammi. Con questo qua sto pensando di realizzare una giacca. Sono veramente un po' indecisa tra una giacca e un maglioncino, vediamo un po'. Questo filato è morbidissimo. È una cosa importante che non pizzica. Andiamo avanti, passiamo al filato Wilson. Anche questo qua è un nuovo filato, è bello morbido e ha una gradazione di colore stupenda sul bluette. Nel portale lo troverete come color Missoni. Ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 210 metri, ha una composizione del 43% lana vergine, 39% acrilico, 9% cotone e 9% poliamide. I ferri consigliati sono dal 6 al 7 e l'uncinetto dal 5 al 6. Passiamo al filato Chuck. Abbiamo tre versioni, sono 1, 2 e 3. Questo qua è il Chuck Lux, il Chuck e il Chuck Batik. Allora iniziamo da questo qua, Chuck Lux color marmotta. Pesa 100 grammi ed è lungo 380 metri, ferri consigliati dal 2,5 al 3, uncinetto dal 2 al 2,5. Consiglierei anche il 3 e il 3,5. Con questo filato ho realizzato due maglie, se darete un'occhiata al canale troverete due tutorial. Poi abbiamo il Chuck in tinta unita, questo è il color prugna, pesa 100 grammi, misura 440 metri e ha una composizione del 40% acrilico e 60% poliamide. A livello di metraggio questo è un po' più lungo di questo qua e di quest'altro. Questo è il Chuck Batik nero, pesa 100 grammi ed è lungo 380 metri. I ferri consigliati sono dal 3 al 3,5 e l'uncinetto numero 4. Con questo filato sto realizzando un progetto, è una maglia dolcevita. Poi passiamo. Questo è un nuovo filato, è l'Ecologic, un filato riciclato dalla tonalità mosto. Pesa 100 grammi ed è lungo 315 metri. I ferri consigliati sono dal 4 al 4,5, uncinetto dal 3 al 3,5. Anche questo non pizzica, è bello morbido. Siamo al filato Billy che già conoscerete, è un bel filato. Pesa 100 grammi, ha una composizione del 30% lana e 70% acrilico ed è lungo 180 metri, ferri consigliati dal 6 al 7 e uncinetto dal 4 al 5. Anche di questo trovate altri colori. Siamo al filato Edit, che ormai conoscete tutti. Allora, mi ritrovo con 4 varianti colori: il turchese, il blu, il nero e il verde. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 140 metri. Ferri consigliati dal 3 al 3,5, uncinetto numero 3. Direi anche il 4 e il 5. Ho realizzato diversi lavori e il risultato è ottimale. Poi passiamo al filato Clark. Questo qua l'ho utilizzato l'anno scorso, trovate un tutorial, ho realizzato una giacca kimono se non sbaglio. Ogni gomitolo pesa 150 grammi ed è lungo 260 metri. Ferri consigliati dal 4,5 al 5,5, uncinetto 5-6. Anche questo è un filato morbidissimo. Nonostante sia 100% acrilico, è un acrilico proprio di qualità, ottimo. Con questo qua sto pensando di realizzare un maglioncino ai ferri, da abbinare alla giacca kimono. Ed infine abbiamo il filato banda di color blu. È una rocca di 250 grammi. Al costo di 13,50 €. Ha una composizione del 49% cotone, 7% lana, 18% acrilico, 15% poliamide, 8% viscosa e 5% filo metallizzata. Ha una lunghezza di 375 metri, ferri consigliati dal 5 al 6, uncinetto dal 6 al 7. Consiglierei anche l'8 e il 9, dipende dal tipo di lavorazione che si vuole realizzare. Nel caso in cui si vuole una lavorazione un po' più morbida, si consiglia l'utilizzo dell'uncinetto numero 8, numero 9. Ho realizzato dei piccoli campioni e devo dire che il risultato è ottimo. Mi sembra di avervi detto tutto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti e un saluto particolare a Lucrezia. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video.